uomini, ci sono più diversi. Nicky Vendola martedì porterà in la settimana prossima, quello che ho capito, martedì o mercoledì porterà in Cassazione il referendum sull'articolo 18, ok? È evidente che si vuole fare di questo tema un tema ideologico. Io non lo ritengo tale. Non ho mai trovato una sola azienda che sia venuta da me a dirmi che l'articolo 18 era il problema. Mai una, ok? E non ho mai trovato un ragazzo del 40% di ragazzi disoccupati che c'è in questo paese che abbia considerato l'articolo 18 come il suo obiettivo. La Champions a Scandicci, la Champions a Scandicci o la Calvin Klein a Sesto, parlo di queste due realtà perché sono le due crisi occupazionali più grandi che abbiamo avuto nell'area metropolitana, a parte la Richard Ginori che è un'altra storia e che ha l'Electrolux, lasciamo stare, l'Electrolux è una roba che è un doppio problema, ma le due crisi con la chiusura delle aziende, ok? Quella chiusura delle aziende che abbiamo avuto in questo periodo sono state la Champions e la Calvin Klein, sono tutte e due sopra i 15 dipendenti, ma non è che gli fa l'articolo 18 a chi ci lavora. Se la Champions decide di chiudere, chiude! Allora, il nostro problema è creare le condizioni perché chi vuole mettere i miei soldi li possa mettere nel nostro territorio. È estremamente, intimamente connesso al tema del lavoro il problema della burocrazia. È intimamente, strettamente connesso il problema della tassazione. Sono stato in America, lì dicono alzare le tasse è di sinistra, abbassarle è di destra. In Italia, dove le tasse le pagano sempre i soliti e la lotta all'evasione ancora non è all'altezza dei nostri obiettivi, basta che abbiamo uno scontrino, bisogna mettere insieme i dati, andare nel dettaglio. Beh, in Italia le tasse le pagano sempre i soliti, sono troppo alte per due categorie di persone, per le famiglie, perché oggi una famiglia, detto Benigni, non è che noi dobbiamo uscire dall'euro, è l'euro che è uscito da noi. Noi abbiamo una situazione di tassazione che è pazzesca. E dall'altro per il lavoro. Se io oggi sono un imprenditore, ho una situazione nella quale di fatto la tassazione sul lavoro è oltre il 50%. Mentre se metto i soldi in un prodotto finanziario, ho una tassazione che va dal 12,5% al 20%. Allora, su queste questioni, il PD deve essere in grado di dire le cose che fa. Noi lo diremo nel corso della campagna per le primarie nel dettaglio, però uscendo dal dibattito per il quale è il sindacato a dettare la linea, io ho grande rispetto per la FIOM, per la FIM, per la CGL, la CISL, la UIL, per tutti, per la WILM, perché ho chiamato metalmeccanici, se mi scordo. Ma se noi pensiamo che il PD debba sposare la linea di un sindacato, facciamo un errore per il PD, ma facciamo anche un abbraccio mortale al sindacato. Il sindacato faccia le sue battaglie, dopodiché io spero, penso e credo che in questi 20 anni i partiti abbiano avuto dei limiti, i politici abbiano avuto dei limiti e anche le regole del diritto del lavoro abbiano garantito solo chi era già garantito. Bravo, non hanno garantito i ragazzi che sono rimasti fuori, i cinquantenni che sono buttati fuori e non trovano lavoro e che hanno dei corsi di formazione professionale sbagliati, un sistema di formazione che non funziona. Cioè, scusami cara, perché guarda, su questo tema c'è una discussione che confassina con Orfini. Io dico che continuare a dare diritti solo ai soliti e tenere fuori pezzi di rappresentanza nel mondo del lavoro sia una cosa di destra. Bravo. No, fermi. È di sinistra dare garanzia a chi garanzie non ce le ha. È di sinistra preoccuparsi del fatto che se uno oggi è fuori all'interno del lavoro, non è che gli dico pace, non sei dentro la tipologia unica. Se noi siamo veramente di sinistra, promuoviamo le opportunità per tutti, non le rendite di posizione per qualcuno e basta. E che cavolo, diciamolo. Adios.
Il Nord rappresenta per qualche aspetto un po' una provocazione. Posso raccontarvi un'amicizia, amici di Firenze, che io mi sono tolto tante soddisfazioni in questa città dal punto di vista della crescita personale. E anzi, mi sono sinceramente grato. Come sono grato a chi dicendomi non ti voto alle primarie perché voto Bersani, successo ieri l'altro alla festa del PD di Modena con una signora che tirava i tortellini. Belli, sono bei momenti di incontro personale. E la politica è anche questo. Però c'è stato un momento politico che terrò nel mio cuore e che mi ha fatto pensare a come siamo strani noi tempi. Mi chiama il sindaco di Ponte di Legno, quindi non è Veneto, ma siamo lì, provincia di Brescia. È il luogo dove Bossi, tutti gli anni per 20 anni, come dire, spallava in libertà, non che lo facesse solo a Ponte di Legno, ma insomma, come dire, loro hanno questa bolla del Dio Fo dove mettono la grappa dentro, non è acqua quella, è quella grappa, e vanno liberi. E la vide, signora, lei, immaginatevi uno sul Lugano che passa e dice questa è la bolla di Dio Anno. Voi che cosa gli fate? Io gli firmo un trattamento sanitario obbligatorio immediato, no? È naturale. Invece loro per 20 anni hanno fatto finta di crederci. Hanno creduto che l'ampolla con l'ampolla del Dio Posto potesse cambiare il paese. E parlavano contro Roma Ladrona, poi ci sono trovati molto bene a Roma loro, facendo finta di nulla. Quando sta che il sindaco di Legno, un democratico, mi chiama e dice Matteo, siccome voglio fare la contromanifestazione dei democratici perché mi hanno bene divertito, vieni te a fare il discorso. Secondo me l'aveva chiesto a Bersani ha detto di no, non è che magari poverino no, l'aveva già detto, ma comunque mi chiama, vado su. Mi sono tolto la soddisfazione più divertente degli ultimi mesi a livello politico, perché in questo palazzetto dello sport, 1500 persone, ha parlato Mario, il sindaco di Ponte di Legno, arrivo io, mi dai il microfono, dico scusate, io non ho portato l'ampolla, però mi chiedo, si può iniziare facendo l'inno nazionale? Cioè, si può nella terra capitale dell'eghismo partire dicendo che essere italiani non è un qualcosa di cui ci ricordiamo solo quando Balotelli fa 2 gol alla Germania e tutti noi siamo incollati, ma quando ci ricordiamo che far parte di una comunità significa essere donne e uomini, significa essere cittadini. Oh, 1500 persone, a parte uno pazzo che urlava dicendo Pavaglia libera, non era vostro, era stato il cugino, 1500 persone a cantare l'inno nazionale d'Italia. Cosa voglio dire per rispondere alla domanda di Gaia? Che nei territori dove si pensa di giocare in trasferta bisogna giocare all'attacco, non bisogna aver paura, non bisogna aver paura di sfidare quelli che sono non nemici ma avversari sul loro territorio. Allora, a Verona noi non si governa. Va bene? Se penso no, però c'è un sindaco che ha già manifestato la sua simpatia per te. Il sindaco che ha manifestato la simpatia per me è il sindaco di San Giovanni Lupa Poco, che è il comune accanto a Verona, 24.000 abitanti, architetto di Essino, 33 anni, che ha vinto le elezioni, io sono in piazza a chiudere la campagna elettorale, e che è un rottamatore della prima ora perché... Poi a noi rottamatori stiamo sempre sulle scatole, partite eccetera, quando c'è da candidarci però ci candidano perché uno come Vantino ha vinto le elezioni e quegli altri ne ha persi fino al primo momento. Dopodiché se Tosi parla bene di me e io parlo bene di lui, sono naturali, come dire, scambi di amicizia tra sindaci, oddio con qualcuno ce n'è un po' meno. Tosi oggettivamente a Verona sta governando contro anche Forza Italia, no, come si chiama adesso, contro il PDL, ha vinto le elezioni, Bossi non lo rivoleva, lui si è imposto, è chiaro, io avrei preferito che vincesse il candidato del PD, ma per quale motivo si deve essere ideologici e non dire che Tosi è un sindaco apprezzato dalla sua gente? Se i cittadini di Verona apprezzano Tosi, vuol dire che Tosi venga di fare il sindaco di Verona, non mi fa paura di dirlo. Noi si parte da Verona. Poi andiamo a un luogo simbolico, non so se l'ho ancora detto, forse lo sto dicendo ora per la volta. Noi andiamo a Longarone sotto il Baiò. Andiamo lì, andremo lì per dire che questo paese deve investire di più nella protezione del suolo, che deve investire di più prima nella prevenzione. Non possiamo continuare a piangere per le alluvioni il giorno dopo. Non possiamo continuare a fidarci a quegli angeli, noi eravamo gli angeli del fango, ma gli angeli che tutte le settimane, i mesi, gli anni intervengono dalla Spezia fino alla Sicilia
che intervengono nei luoghi più devastati e disastrati dell'Italia. Andremo sotto il Vajont e poi andremo a incontrare, sempre in provincia di Belluno, nello stesso comune, degli imprenditori per raccontare che cosa pensiamo noi di fare per far ripartire l'economia. E poi andremo a Belluno e poi andremo a Padova. E poi in camper, scendo in camper e torno a Firenze nella notte. Ecco, lì racconteremo concretamente delle idee e da lì partirà un dialogo. E se posso dire, poi naturalmente mi fermo perché chiacchierà anche dopo, c'è un grado di pazzia nel viaggio in Italia, c'è un grado oggettivo di pazzia. Cioè, se io vado a Ballarò o da Gaia in collegamento al TG della 7 o da Formigli, Ballarò faccio 4 milioni. Ti consiglio di nominare anche Mentana. Ovviamente se vado con Mentana, che vabbè. Se vado con il direttore Mentana, in ogni caso, io faccio Ballarò, diciamo, 4 milioni, dico bene? 3 milioni e mezzo, 4 milioni, 4 milioni e mezzo di persone. In giro in Italia 108 interventi spaccandosi la schiena, mettete caso che ci siamo 1000 persone, sono 108.000 persone, non di più. Perché lo faccio? Perché c'è un grado, mi prenderanno in giro, di romanticismo nell'idea che chi fa politica debba stare in mezzo alle persone e non debba stare soltanto davanti a una telecamera. E c'è una frase, me la sono segnata, me la sono detto di prova. Siccome io credo che cito, ora Stein non si metterà le mani nei capelli come sta facendo ora, perché sto per citare Antonio Gramsci, ogni movimento rivoluzionario è romantico per definizione. Ordine nuovo, gennaio del 1922. Ecco, ci deve essere anche un grado di romanticismo nel fatto che non si pensa soltanto a parlare con gli italiani di fronte alla TV, ma si va anche in piazza, si piglia qualche fisto, si piglia qualche accidente, si rende quando si può rendere, ma si fa politica guardando negli occhi le persone e non guardandole soltanto dietro una telecamera. Facciamo noi. Allora, in questa dinamica dove ci deve essere il grande sogno dell'Europa e un modello diverso di gestione dei fondi europei, sta la discussione che in questo momento è in corso. Si dice, ma te non sei autorevole per parlare con la Merkel, te sei un ragazzino. Casini ha detto... D'Alema ha un altro profilo, non è stato già ministro. Infatti, come dire, quando c'è andato D'Alema i problemi si sono risolti tutti, no? Come... Io non voglio fare polemica con Casini o con D'Alema. Vorrei rispetto il fatto che loro cerchino di farci fuori. È legittimo. È legittimo, è una battaglia aperta, ma è leale che questo accada. C'è un punto che sottolineo. Noi stiamo facendo una battaglia a viso aperto, dicendo che se vinciamo noi, chi ha fatto più di 15 anni, prende, fa le valigie e dà una mano al partito e dall'altro modo. Quando tu dici una cosa del genere, è naturale che chi è lì da 15 anni non la prenda benissimo. Scusate. Posso chiederti però perché non salvare chi invece magari ha operato bene, ha avuto una competenza? Cioè, perché questo è normale. Questo è normale, torniamo al fatto anagrafico, non potrà mica essere solo un fatto di chi c'è stato 10 anni. Se una persona ha fatto un mondo normale sarebbe come dici tu. In un mondo normale dove non tutti, è qualcuno. Dai, il problema è. No, Fede, però scusate. Sì, vabbè, questa è una buona riflessione, diciamo. Che mi sembra una buona riflessione. Mi fanno sempre un esempio, è quello autorevolissimo e che io omaggio qui con tutti voi, di Giorgio Napolitano, a cui va il nostro, come sempre, affettuoso pensiero. Segnalo però che Napolitano, il PD, certo il Lulivo, come ci si chiamava allora, l'aveva fatto fuori, che non era più nei membri del Parlamento, è diventato poi senatore a vita dopo, va bene? Cioè questo per dare il quadro. Il punto è, se noi fossimo un paese normale, sarebbe anche giusto provare a dire questo sì, questo no, senza ricorrere
ha un principio tranciato. Non è detto che sia condiviso. I sindaci dopo 10 anni vanno a casa. Il sindaco più bravo del mondo dopo 10 anni va a casa. Quindi evidentemente è anche un principio di sacrosanto ricambio. Però qui c'è una cosa un pochino più complessa, e cioè la cosa più complessa è che sta crescendo nel mondo, nel nostro mondo, e lo vediamo alle feste del PD in tutta Italia, un sentimento di stanchezza che prende le forme dell'antipolitica e che non a caso porta Grillo al 15% nei sondaggi. È come un torrente in pieno. O tu a un certo punto rompi l'argine, anche con misure che possono apparire demagogiche. Io sono per il dimezzamento del numero dei parlamentari, formando una doppia Camera, non facendo fare le stesse cose alla Camera e al Senato. Il Senato, anziché essere fatto, avere le stesse competenze, deve avere i sindaci e i presidenti delle regioni che senza indennità aggiuntiva svolgono il ruolo di seconda Camera, Camera delle Autonomie. Io sono per dimezzare l'indennità dei parlamentari, perché, vi prego ragazzi, non fate di tutto, sto cercando di fare, scusate. Buono. Allora, delle due una, o questo signore ve lo mettete davanti, oppure si sgola tutta la sera, quindi benvenuto. Vorrei dire però, se mi date gli applausi, perché sto cercando di dire delle cose che suonano come demagogiche, ma inserendole in un ragionamento che è a tutela della politica. Se queste cose, non, io lo dico, e gli assessori li ho dimezzati a Firenze, perché se no si fa per chiacchierare, cioè, a Firenze noi abbiamo dimezzato il nome di assessori. Dimezzare gli assessori, l'unico dimezzabile è Mattei, stante la stazza, diciamo. Però, dove andavo? Se c'è, si vede. Va dimezzato il numero, abbiamo già dimezzato due gli assessori. Quello che sto cercando di dire è che in una cornice di grande, grande, grande stanchezza verso i politici, tu devi avere il coraggio di intervenire su determinate vicende e rompere l'argine. Certo, prendi il piede. Fai la cassa di laminazione, fai la cassa di espansione. Se fai la cassa di espansione, i voti a Grillo si sgonfiano subito. Scusate, perderò dei voti, lo dico in tutte le feste. Io sono a favore di una riforma delle pensioni. Ok? Si può discutere di come. Ma se tu hai un'età media che si allunga, l'abbiamo detto in 18 lingue, è naturale che tu debba per forza allungare l'età in cui non vai in pensione. Poi, sì, qual è il punto? Qual è il punto? Poi uno può dire, io preferisco quando l'età media si abbassa, io no, perché con Woody Allen, la solita battuta, invecchiare non è granché, ma è sempre meglio l'alternativa, sicché proprio su. Qual è il no? Se tu hai una classe dirigente che ha due pensioni, come puoi permettere a questi di continuare? Le vale di vitalizio. Allora, se c'è questo, e chiudo rispetto alla domanda della gara, se c'è questa riorganizzazione dello Stato e il recupero di credibilità dei politici, tutto è più semplice. Dire oggi, ma c'è chi ha fatto bene, è dire una cosa sacrosanta, e che poi su 1000 abbiamo fatto tutti male, anche solo per il gioco della statistica e delle probabilità, qualcuno che ha fatto bene ci sarà di sicuro. Mi dicono sempre, in America Ted Kennedy con la tua logica non avrebbe potuto continuare. Ora, al di là che noi ci lasciamo Bobby e non Ted Kennedy, ma vorrei segnalare anche che la legge elettorale attualmente in vigore, su cui noi toscani bisogna stare zittini, carini, perché si è fatta una legge simile in regione e bisognerebbe che la cambiassero gli amici della regione, bisognerebbe che capissero che bisogna cambiarla. Bene, in questa legge elettorale, che tu metta Matteo, Gaia, Giuseppe o Carlotta, questo passa. Sapete cosa vuol dire? Che c'è gente che fa il parlamentare che io non conosco, che non la conosco io. Dice, che male c'è se li conosci ieri? No, il problema è che non conoscere un parlamentare significa che si è totalmente perduto il rapporto. Vedi gli amici del circolo delle vie nuove in prima fila. Ma voi vi immaginate se è il circolo delle vie nuove uno che non può pigliare voi, ci passa. Io sono ci passa, se vuoi pigliare voti, ma è il circolo delle nove, ma l'isolotto, ma passo a tutte le iniziative.
Io non trovo un parlamentare alle iniziative. Non c'erano, ahimè, a parte qualche eccezione, ma voglio evitare di citarla, nemmeno alla cerimonia dell'11 agosto della liberazione di Firenze i parlamentari del PD Fiorentino. Allora, in questa cornice, e finisco, prima di fatto il caso, la sua volta si fa un esame antidoping, si fa un droga più benino, si mette la camomilla. Bene, abbattendo. Allora, il concetto è, si scherza, dai, il concetto, e finisco davvero, è che se vuoi cambiare le regole del gioco, devi avere una classe dirigente autorevole. Oggi a me pare che fare le eccezioni sia impossibile. In più Gaia qui non è che chiede un'eccezione per un nome, qui chiedono un'eccezione per un intero gruppo dirigente. Allora, con rispetto, noi diciamo questo gruppo dirigente per noi deve andare a casa, però lo diciamo, e finisco davvero, se no faccio troppo lungo. Caro segretario Bersani, lo dico da Firenze, da casa mia, da casa anche mia, non aver paura di chi ti dice le cose in faccia, abbi paura di chi te le dice dietro e non hai il coraggio di guardarti negli occhi. Caro segretario, non aver paura di chi ti scrive per stare aperto, non aver paura di noi, noi non siamo contro, noi siamo per cambiare le cose, se ti perde ti devo stare. Devo lasciarla. Mettici una scena, piacere. C'è il signore, mettici una scena, prego. Vorrei segnalare. Bene, vorrei segnalare. Rivillo, perché non si è sentito. Marcore? Rivillo. Allora, bene. No, no, per... vorrei segnalare a tutti quelli che. Ha finito? Beh, che... quelli che hanno detto di andare a Roma ignorano che gli incontri istituzionali fatti dal Presidente del Consiglio a Roma li faceva a Palazzo Grazioli, che è la residenza privata del Presidente del Consiglio a Roma. Bravo. Questi sono i dati di fatto. Dopodiché, a quelli che hanno da ridire non sull'incontro ma sul luogo, cioè oh no, e permettetemi a... scusate ragazzi, scusate, svolgiamo anche una funzione sociale, poi torna a casa più sereno, prego, finisca. Si dice prima, benissimo, il segreto. Poi, poi, alcuni signori produce sempre degli effetti strani, no? Dice, sei stato a cena, dai. Sono stato a pranzo, d'arco, Berlusconi ha molti limiti, ma su queste robe conosce bene le physique du rôle del suo commissario. A me mi ha invitato a pranzo, perché se mi invitava a cena non vedeva che era neanche. Allora, i due temi di opposizione sono, ed è impressionante che su tutte le cose che uno dice, le tasse, il lavoro, il futuro dei giovani, le donne, quello che veramente colpisce è... c'è una parte tra di noi che quando Berlusconi mollerà definitivamente la vita politica andrà in crisi, andrà dallo psicanalista, perché c'è gente che ha vissuto sull'anti-berlusconismo una vita e che si dimentica che il compito del PD è parlare del futuro dell'Italia, non di parlare di Berlusconi. Però svolgiamo questa funzione sociale. Primo punto, ci sono andato in segreto. Il viaggio in segreto è iniziato con Neurostar. Comunicato. No. Non lo so. Il primo viaggio segreto fatto con i mezzi pubblici nella storia dell'umanità. Il primo viaggio segreto fatto dichiarandolo. Dopodiché, in attesa del comunicato stampa ufficiale che doveva fare Palazzo Chigi, qualcuno l'ha spifferato ai giornali, naturalmente come noto io, no, perché avevo intenzione di farlo uscire. E va, se oggi mi dicessero, Matteo, vai o non vai a incontrare Monti, come quando mi dissero vai o non vai a incontrare Prodi sotto l'ombrellone a Follonica, oh, a Cassino della Pescara, altra cosa, politicamente cambia molto,
Io l'avrei fatto di corsa e lo rifarei. A chi dice che gli incontri si fanno nelle sedi istituzionali, rispondo che io invito la gente in Palazzo Vecchio, ai parchi, a rituale, a girellare, per carità di Dio. Ma trovo. C'è questo. No, ma stai tranquillo, però l'unica cosa magari è che se tu fai delle domande anche un po' bosciando così a Firenze, se tu fai la cortesia poi di ascoltare la risposta ti viene meglio anche per te, lo dico per te, non per noi, perché noi non sappiamo, lo dico perché. E tu sei l'unico che riesce ad ascoltare parlando con altri. Bravo, tu c'hai delle doti, se ti piglia Berlusconi magari ti porta anche una cappella. Allora, qual è il concetto per chiudere? Poi non mi ricordo perché c'è. Ah, Mario Monti, sapete che è Mario Monti? Se te lo ricordo io. Fatemi dire una cosa politica su Berlusconi. Fermo restando che io, se domani Berlusconi fosse. Facciamo ieri, via. Ci sarei tornato tre volte. E ci tornerei oggi da Monti e ci tornerei domani se diventa Bersani in vita a Piacenza o a Piacenza. Non ho problemi, va bene? Detto questo. E lo sto dimostrando perché Mario Monti non l'ho visto a Palazzo Vecchio. E non l'ho visto a Palazzo Chigi. Bene? C'è però un punto che mi colpisce sempre. Devo dire sempre meno. Qui quanti siamo oggi? 1.500? Quanti siamo oggi? Non lo so. Tanti. 28. 28. Sempre meno sono le persone che si esaltano a parlare di Berlusconi e dell'antiberlusconismo. Però io quest'estate ho avuto uno scambio con una donna che stimo moltissimo, che è Sandra Bonsanti, proprio sul berlusconismo e sull'antiberlusconismo. Berlusconi per 20 anni ha raccontato una storia agli italiani. In molti ci hanno creduto. E l'idea di dare un giudizio moralistico ed etico su chi ci ha creduto, secondo me è sbagliato. Se la gente ha votato Berlusconi, io che faccio politica non ho l'arroganza di giudicare se ha fatto bene o male, ho il dovere di capire che ha votato Berlusconi e non per me, e mi devo porre il problema di dove Berlusconi è stato più credibile di me. Siccome lo ritengo uno non credibile, perché lui ce l'ha fatta e io no? Alla fine, no, all'inizio, sono la premessa. Alla fine di questo percorso, cos'è accaduto? Che per 20 anni Berlusconi ha fallito. E non perché ha ricevuto Tony Blair a Villa Certosa, noto luogo istituzionale, e non perché ha fatto gli incontri in tutti i luoghi possibili e immaginabili. Ovunque, tra l'altro segnalo per gli amanti di internet che c'è un video in cui un personaggio politico del centro-sinistra candidato alle primarie dice: se c'è da discutere di riforma del lavoro col Presidente del Consiglio, io vado ad Arcole domani, vado ad Arcole a piedi. Questo personaggio che lo dice si chiama Pierluigi Bersani ed è su internet questa frase di Bersani, lo dico a chi lo vuol vedere. E io condivido con Bersani questa frase. Ma la cosa che più mi colpisce è che a fronte del suo fallimento doveva ridurre le tasse e le tasse non le ha ridotte, doveva semplificare la burocrazia e la burocrazia non l'ha semplificata, doveva migliorare la qualità dei servizi della pubblica amministrazione e la qualità è peggiorata. A fronte di questo fallimento di Silvio Berlusconi ci sia tra noi chi, non contento di aver vissuto 20 anni di berlusconismo, anziché parlare del futuro, anziché esaltarsi ragionando di un'idea diversa, anziché cercando di fare delle cose diverse da come abbiamo fatto, torni ossessivamente a parlare solo e soltanto di Berlusconi. Questo io non riesco a capirlo e vi segnalo, e chiudo e torniamo a Monti, che questa è stata la causa della nostra rovina. Perché se noi nel 96 abbiamo vinto le elezioni e poi con l'inciucio di Palazzo abbiamo mandato a casa Prodi portando D'Alema a Palazzo Chigi, e nel 2006 abbiamo vinto le elezioni e poi abbiamo fatto cadere Romano Prodi litigando tra di noi, ciò è accaduto
perché avevamo fatto delle alleanze, come per esempio l'Unione, che erano finalizzate a battere Berlusconi ma non a governare l'Italia. Un minuto dopo che abbiamo vinto ci hanno mandato a casa ed è tornato Berlusconi. Se volete che Berlusconi vada, politicamente parlando, in pensione, c'è un unico modo: non parlare di lui ma parlare dei problemi degli italiani, dando una risposta chiara nel vostro programma. Se continuate a essere ossessionati da lui, continueremo a farlo. Segnalo che lo diceva anche del Troppo, lo pensava talmente tanto che non lo nomineva proprio nei suoi discorsi finché gli è riuscito. Ma questi anche se non lo nominano ce l'hanno qui, cioè, lo vivono come cioè, si svegliano una mattina e pensano a Berlusconi. Ragazzi, ma abbiamo già abbastanza problemi per vivere così, eh? Torniamo alla domanda che riguardava il Partito Democratico, su Vendola e Casini. Dovessi decidere tu, Vendola o Casini? Stiamo parlando di, se parliamo del futuro, io credo che se Vendola e Casini stanno con noi, bene. Se parliamo del passato, non dimentico che Casini, che dice a me che sono di destra, ha un fratello omonimo che gli assomiglia, che negli ultimi 18 anni ha votato la fiducia al governo Berlusconi in diversi passaggi. Se vogliamo parlare di Michi Vendola, che dice a me che sono un vecchio G-box di banalità, deve avere anche lui un fratello omonimo che gli assomiglia, che nel 98 ha fatto cadere Prodi mandando a casa lo strumento. Chi vince le primarie? Quello che dice cose concrete, puntuali, sul lavoro, sulle tasse, sull'ambiente, sull'innovazione tecnologica, sui ricambi della burocrazia. Ora sei anche a Marchionne, sono le 22:30, 12 minuti dopo Arcore. Di solito arriva 20, ma noi siamo oggi siamo in anticipo sul programma. Alla luce di quello, quando andiamo punto a punto a discutere dei singoli problemi, se loro ci stanno, bene, però evitiamo di avere la concezione daleniana della politica per cui basta fare l'accordo col segretario e la gente ci seguirà. Bisogna fare l'accordo con la gente e il segretario seguirà. Dovevamo l'avervi. Dopo questi studi ti tocca anche Marchionne, che ti hai esposto anche in quel senso. Dalla serie Gli Evergreen della Festa Democratica, ecco voi Marchionne senza se e senza ma. Allora, mi fa piacere che ci sia Gaia, perché la mia frase su Sergio Marchionne, alla quale da un anno e mezzo sono inchiodato da quelli che mi ritengono un nemico del popolo, è molto semplice e l'ho detta a Mentana in trasmissione televisiva. Primi giorni di gennaio del 2011, referendum, dove Marchionne dice: se vince il sì, io investo 20 miliardi nel progetto Italia, se vince il no, vado via dall'Italia. I sindacati dicono, tutti, quelli favorevoli e quelli contrari, è un ricatto difficile da tolto, dopodiché io dico, ma è la prima volta che la Fiat propone di mettere i soldi in Italia. Dico la prima volta perché la Fiat è quell'azienda che in questi 50 anni, quando c'erano gli utili, erano privati, quando c'erano i debiti c'era la cassa integrazione, la famiglia Nenni, con la complicità di tanti governi. Perché poi devo dire, guarda Matteo, non sei educato e carino, però dico quello che penso, lo dico. In questa cornice, se vince il sì, dico io, per la prima volta la Fiat mette soldi. Tra dire di no e dire di sì, a Mentana che chiede a Fassino, Chiamparino e Renzi che cosa pensano, Chiamparino, sindaco di Torino del PD, noto personaggio reazionario e con vicino alle posizioni dei nazisti dell'Illinois, lui dice sì, fossi un cittadino, fossi un operaio della un impiegato operaio, voterei sì al referendum. Fassino, Piero Fassino,
da non confondersi con la quasi omonima Fassina, con il quasi omonimo Fassina. Fassino, candidato sindaco del PD di Torino, noto segretario di quel pericoloso partito conservatore chiamato Democratici di Sinistra, dice: se io fossi un impiegato voterei sì. A Matteo Renzi viene fatta la stessa domanda, io dico: io voterei sì, e dico anche, nella mia solita logica, senza se e senza ma. Ricordo un messaggio di Guelfo, e qui prima figlia dice: io senza se e senza ma non l'avrei detto. Ma va bene, porta male Guelfo, che mi devo dire? Vince il referendum il sì, e io che cosa mi aspetto? Che Fassino, Chiamparino, Renzi, ma anche Mentana, ma anche la Fion, che ha votato no, chieda a Marchionne di rispettare quell'impegno. Nei 18 mesi successivi, e io non ho mancato di dirlo in tutte le trasmissioni, Marchionne ci ha parlato della sua preferenza per Montezemolo, anche comprensibile, delle sue valutazioni sul sistema di tassazione in Italia e in Svizzera. Benissimo, io sono disponibilissimo a ascoltare. Magari se pagasse le tasse in Italia sarei ancora più contento, perché la Svizzera. Buona. Delle valutazioni su quello che succede in America, dove lo segnalo agli altri Marchionne, la faccia di Marchionne era dietro lo schermo della convention dei democratici, perché lo considerano uno degli artefici della rinascita del sistema automobilistico americano. Però il punto vero è che nessuno gli chiede: scusa, ma i 20 miliardi erano quelli di Monopoli o erano 20? Ecco, su questo punto io mi aspetto ancora oggi dal PD che si vada a chiedere a Marchionne di mantenere gli impegni che aveva detto. E lo ritengo coerente con ciò che ho detto allora. Marchionne aveva chiesto un voto sulla fabbrica, sul sistema, diciamo, delle relazioni industriali in Italia, gli è stato dato, ha vinto con il 53%, forse sperava di perdere, evidentemente, ora deve fare quello che ha promesso. Un partito civile chiede che questo accada, invece una parte di quelli che si oppongono, che non sono convinti delle mie posizioni, mi dicono: te sei il pasdaran di Marchionne. Io sono uno di quelli che chiede che Marchionne mantenga l'impegno. È questo reato? È questo un errore? È questo il tradimento della fedeltà alla Costituzione? Io penso che se la affrontassimo in modo meno ideologico, dovremmo andare tutti insieme a chiedere a Marchionne di mantenere la parola data, cosa che lui non sta facendo. Per me, perlomeno, poi naturalmente. Anche Grillo non è che ha detto esattamente sempre. Se mi fai la domanda su Grillo, la domanda e la risposta su Grillo è la seconda. Beppe Grillo è un personaggio che dice che la mafia non uccide, che dice che l'AIDS non esiste, che dice che sono tutti uguali, che è l'emblema della contraddizione. La sala stampa c'ha oggi una situazione di serenità. È sempre colpa di... No, si parla neanche da lui, quindi poi io vengo a farvi da pensiero. In questa cornice ricordo Beppe Grillo quando sui palchi, i palchi degli spettacoli, spaccava i computer dicendo che chi usava un computer nei fatti si isolava. Io me lo ricordo, sono un fan di Beppe Grillo. Dopo 5 anni è diventato il più grande blogger italiano. Beppe Grillo me lo ricordo quando faceva la pubblicità allo yogurt, alla Yomo, vi ricordate? Dopo 5 anni era il più grande fustigatore delle multinazionali. Beppe Grillo è per definizione un uomo, come posso dire, vedendo quello che dicono i suoi consiglieri regionali, come è accaduto lo scoop di Formigli sulla Sette l'altro giorno, che sostanzialmente dicono che Casaleggio va e disfa, è una sorta di, non lo so, Casaleggio è buon compagno e lui è altra, una cosa del genere. Perché è evidente che Beppe Grillo dice cose in modo
molto volgare, che sono totalmente non condivisibili. Dopodiché io ho stato a pensare che noi abbiamo il fascista. Però Battaglia dice anche delle cose che pensa il 90% del nostro mondo. Allora dice Sergio Stein, dice Sergio Stein, non ha detto fascisti del web, ha detto che usano linguaggi di tipo fascista. A me non mi guarda nemmeno così, comunque una precisazione che non ho fatto, giusto dirlo. Non è che è fascista, ma dire che usa un linguaggio fascista. E va bene. Anche perché dicendo usa un linguaggio fascista, gli fa il gioco suo, secondo me. Cioè gli dai la visibilità perché il giorno dopo tutti i giorni ancora da lui. Però, e la facciamo breve. Quando mi chiede di non mettere i condannati in Parlamento, chiede una cosa civile. Quando mi chiede di mettere il limite dei mandati in Parlamento, non soltanto dice una cosa civile, ma gli potrei chiedere i diritti d'autore. Quando lui dice che gli stipendi dei parlamentari sono troppo alti, dice una cosa giusta. Allora, Beppe Grillo non va considerato come il nostro problema. Però, visto che siamo alla fine, noi abbiamo un compito che è molto più alto di quello di Beppe Grillo. Noi non siamo qui semplicemente a protestare contro qualcosa. Se noi siamo qui, sia che voi votiate per Bersani, sia che voi votiate per chi volete voi, sia che non votiate alle primarie, fate quello che vi pare, ovviamente. Ma se siete qui è perché alla fine la cosa pubblica vi affascina. Cioè voi siete persone che stando qui una serata, non sei nemmeno abbassato le luci, perdendo i 200 voti di cui si parlava all'inizio, se siete stati una serata qui alla festa del PD, è perché tutto sommato, pensando ai vostri figli e ai vostri nipoti, non vi va che quel futuro di cui si parlava prima sia visto come un problema e basta. Cioè vi piacerebbe che la politica riuscisse a incidere nella vita della gente per migliorare. Voi siete persone che stando qui dimostrate concretamente che nello sforzo personale che ciascuno di noi può fare, tutti insieme si migliorano. Portando ciascuno un piccolo pezzettino di contributo, le cose possono cambiare. Io credo che in questo ci sia un grande valore del Partito Democratico, è un grande valore del fatto che ci sono persone che non si rassegnano all'idea che il domani sia peggio di oggi. Ed è l'idea tipicamente bella e democratica che io faccio politica perché cerco di far sì che mio figlio abbia un'opportunità e se la possa giocare. Che mio figlio trovi lavoro perché conosce qualcosa, non perché conosce qualcuno. Che mio figlio abbia una speranza per cui quando vede il TG non gli viene il voltastomaco pensando che sono tutti uguali e giovani, ma pensa che chi li rappresenta è migliore di lui. O perlomeno vuole provare a pensare questo. Se siamo qui è perché noi crediamo in questo. A prescindere da quello che possiamo pensare alle primarie, io vi faccio un augurio, ve lo faccio da sindaco che vi deve tanto, perché se non eravate per voi, come noto, se era per i dirigenti del partito, io non avrei fatto il sindaco. Io l'ho fatto perché mi avete donato le primarie e mi avete dato una mano. Adesso io sono in una fase anche, permettetemi, molto, fatemi dire con questa cosa, molto difficile, perché per mille motivi anche personali per me sarebbe stato molto più comodo stare tranquillo, ma quello che è necessario fare adesso e non domani, adesso, è far passare il messaggio che la crisi è la più grande opportunità perché l'Italia si rimette in moto e torni a crescere e perché ciascuno di noi torni a dire che la politica può essere una cosa bella. Ecco, Beppe Grillo pensa che la politica fa schifo, noi siamo quelli che pensano, tra mille difficoltà, tra mille diversità, tra mille problemi, che fare politica è la cosa più bella che possa capitare a un individuo. Farla insieme è una sfida affascinante, farla rappresentando i sogni delle altre persone è un dono che chi come me in questo momento sta vivendo l'esperienza di sindaco e di candidato non ha eguali. Per tutti questi motivi, grazie e buon lavoro.